una domanda. Come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro? Facendolo soffrire. Esatto. L'obbedienza non basta. Il potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c'è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi rimetterla insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Il potere non è un mezzo, è un fine. Se vuoi avere una visione del futuro, Winston, immagina uno stivale che calpesta un volto umano in eterno. Siamo ormai al decimo anno di festa, anche il decennale. I've got the power! Tante domande frullano nella testa e alcune di queste vogliamo porle al pubblico, e difatti lo abbiamo fatto. La casa è schicchillabita, è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Qualcuno che dà delle direttive, degli ordini, no, è il potere di dare la vita, e da questo a noi ci basta. Sì, quest'anno Festival Internazionale di Teatro Azione a San Casciano sul potere, come lo vedete sul manifesto. Quest'anno, chiaramente, nel cinquecentenario della scrittura del Principe, ci sembrava ancora ovvio, come dire, focalizzare l'attenzione proprio su. Uno può immaginare che lasciando lo spazio dove si trovano qualcosa comincia a succedere, perché siccome lo vedete lui è in bilico, insomma, potrebbe cadere. Per cui io temo che l'uomo sia portato naturalmente ad avere un discorso di potere. Cioè, cosa possiamo fare, punto interrogativo, noi? Noi possiamo, penso, fare da... continua a noi, la gente, da cane da guardia al potere, tenerlo sempre con il coltello alla gola, tenerlo sempre come nella foto in bilico, e dire guarda, se andiamo via te cade. Trovo il disegno una spiegazione molto carina di quello che abbiamo voluto mettere in risalto come domanda, il potere, punto interrogativo. Il potere non è pericoloso finché circola. Perché l'animo umano è dominato da cinismo e da egoismo. Chi detiene il potere dovrebbe essere colui capace di garantire la pace e risistemare gli animi. Anche sul più alto trono del mondo non sono che seduti sul proprio culo. Niente, concludo qua dicendo... per me, sentendo la parola potere, penso a due tipi di potere. Il potere oggi proprio, come dire, dittatore, forte, il potere del denaro, o, diciamolo in un altro modo, il potere dell'economia, e poi contrapposto a un altro potere che sarebbe il potere dell'umanità. Chi vincerà? Questo sarà il titolo di un prossimo festival. Thank you.
mondo la tortura non si può erradicare. Abusano del loro potere, a scapito del potere della comunità. Le leggi diventano arbitrarie e la giustizia è un sogno sempre più irraggiungibile. Dovremmo ribellarci a questa nostra barbara involuzione. Ognuno di noi ha il potere per farlo, basta volerlo. Secondo me il potere è una malattia. Ora domani prendo e cambio le cose, anzi mi sono anche illuso qualche volta di averne un po' di questo potere, per cui preso sono andato di corsa, sono detto ragazzi si va, si parla, insieme dice quattro, lo smetteranno di fare. E spesso abbiamo rimbalzato sonoramente pensando di cambiare le cose anche nella nostra piccola cerchia, certo, di posto di lavoro. Ero a Roma, 4 anni fa, no? Ero a Roma per delle cose, di lavoro. E un giorno andrei a comprare le sigarette e invece di prendere il resto era un tabaccaino di questi simpatici, cioè, a Stevere, dici mi dà un gratta e vinci. Il mio primo e ultimo gratta e vinci, no? Insomma lo grattai, gratta e vinci. E credevo di aver vinto. No. Sì! Ma credevo di aver vinto anche tanto. Allora chiesi conferma a un mio collega lì vicino, che anche lui si vede non aveva molta confidenza e dimestichezza con il gioco, e mi confermò che avevo vinto. E quindi ecco lo scettro, avevo vinto. Io ho passato 48 ore da milionario con questo gratta e vinci in tasca. Ma davvero non sto scherzando. Per l'appunto c'era anche una manifestazione a Roma il giorno dopo c'era una manifestazione, una delle prime, no, contro l'articolo 18 e io ci andai a questa manifestazione, ero lì a Roma però ci ho messo gratta e vinci in tasca e non mi sentivo proprio a mio milionario e va a manifestare. Dai, ho questo gratta e vinci, poi non sapevo se dirlo, ma che fa, lo dico a tutti, come fa poi? Insomma, sono stato alla fine un inferno. Quando è venuta un'altra mia amica e mi ha svelato che non avevo vinto nemmeno un altro gratta e vinci, avevo proprio sbagliato a leggere. Ah, è bellezza. Siamo andati tutta la cena fuori, ho offerto io. E cacchio, se te vinto. Tortura no se podrá erradicar. Nos vendrán los ojos para no poder mirar más allá. Mil veteranos muertos a merced de que sembra la crueldad. Mientras desalmadas alimentan de esperanza. Grazie a tutti. Seguiteci nella prossima, questa settimana, con le nostre iniziative. Grazie. Amando del Boku, comandante, Zacarías del Bar, mano de la muerte.